Dell'assessore all'ambiente di Palazzo Sant'Agostino, Giovanni Romano, nel meridione della provincia di Salerno. La prima visita è all'impianto di separazione di Valloscalo, poi all'impianto di depurazione di Casalvelino. In ultimo si ferma alla manifestazione per la bandiera blu di Casalvelino. Peraltro la mia prima visita ufficiale nella veste di assessore all'ambiente della provincia di Salerno. Ho visto un impianto perfettamente funzionante, con un livello di efficienza da indicare come caso da manuale. E questo vuol dire che ci sono in provincia di Salerno, ma adesso lo sappiamo anche in altre parti della nostra regione, delle punte di eccellenza, di persone che con grande senso del dovere hanno fatto la loro parte, hanno esercitato le loro funzioni, lo hanno fatto nell'interesse delle istituzioni che rappresentavano in questo momento. Noi di queste situazioni dobbiamo tener conto, perché al momento ci dobbiamo confrontare con la nuova legge regionale che impone la realizzazione di un soggetto gestore unico del ciclo integrale. Individua nella provincia, la provincia di Salerno nel caso di specie, la provincia in generale, l'ente che dovrà dare vita a questo soggetto gestore. La provincia di Salerno ha già dato un'intesa per la nomina di un soggetto attuatore che avrà pochissimo tempo a disposizione per costruire un piano industriale per avviare la fase di costituzione di questo soggetto gestore unico, ma è evidente che le situazioni che già esistono sul territorio, che sono situazioni che configurano impianti funzionanti, con buone rese di efficienza, che soprattutto oggi hanno manodopera che lavora e che quindi deve vedersi salvaguardato con il suo posto di lavoro, beh, queste situazioni dovranno essere tenute nella giusta e nella debita considerazione, per cui il soggetto gestore unico che si andrà a costituire dovrà relazionarsi con le realtà territoriali, individuare quelle che possono sicuramente essere recuperate ed integrate nel sistema unico che dovrà costituirsi in provincia di Salerno e, perché no, anche far tesoro di esperienze positive come quella che io ho visitato oggi e che può anche essere indicata come modello per poterne realizzare altre in altre parti della provincia di Salerno dove non ci sono ancora piattaforme come questa. Io penso che l'ambiente sia ciò che scientificamente si individua, cioè un luogo fisico abitato da uomini. Allora noi abbiamo a che fare con realtà che sono territorialmente stabilite dalla geomorfologia dei territori, dalla loro evoluzione, dai loro cambiamenti, e poi abbiamo a che fare con comunità, quindi con persone, comunità che hanno antropizzato questi ambienti fisici e in questo modo hanno trasformato l'ambiente in territorio. Allora è evidente che se si parte da questa impostazione culturale non possiamo utilizzare la filosofia dei compartimenti stagni. Io penso che la provincia, come ente di coordinamento territoriale, debba impegnarsi a promuovere il territorio nella sua interezza, valorizzandolo e rendendolo adeguato alle esigenze e agli standard di una vita migliore, e che quindi debba preoccuparsi di fare un'azione di coordinamento, promozione e di miglioramento delle acque del mare, delle acque dei fiumi, delle acque che noi consumiamo per uso umano, quindi delle acque potabili, quindi dei sistemi idrici, ma nello stesso tempo questo è collegato con la gestione dei rifiuti, con la gestione dei nostri boschi, dei nostri parchi, cioè di tutto ciò che può dare al territorio quel marchio di certificazione ambientale che deve diventare il vero attrattore dell'economia possibile dell'accoglienza e del turismo che solo noi in provincia di Salerno possiamo fare per avere delle caratteristiche geografiche particolari e sicuramente molto interessanti dal punto di vista delle potenzialità di sviluppo turistico. Allora l'idea che io ho dell'assessorato all'ambiente della provincia di Salerno è proprio questa: essere a fianco e non sostituirsi alle comunità territoriali, ai sindaci, per cercare di aiutarli a certificare tutte le fasi della vita sui loro territori, cercando di tracciarle la origine, la provenienza, il divenire, e rendere i loro territori attraenti, perché dobbiamo dimostrare che la qualità della vita nei territori della provincia di Salerno è migliore che in altre parti d'Italia. Se saremo bravi a fare questo, stiamo parlando di un approccio puramente culturale, non tecnico, noi avremo dato alla nostra provincia una grande possibilità di sviluppo sostenibile senza per questo doverne stravolgere l'ambiente e il territorio.